Direi che è stata un'esperienza molto forte, una bella regata. Abbiamo avuto il primo giorno, le prime ore, insomma, di lotta con gli altri due trimarani molto intensa. Abbiamo visto che la barca è molto veloce, non abbiamo sicuramente problemi di velocità quando siamo in assetto completo con i foil e i timoni. Sapevamo che il Pacifico in questa zona è molto sporco e c'erano grossi rischi di impatti con oggetti galleggianti. Questo ci ha un po' anche limitato le nostre scelte perché volevamo stare a tutti i costi lontano dall'alta pressione, quindi prendere una rotta più sud per cercare di evitare il grosso, diciamo, della pattumiera che si trova in mare. Purtroppo non è bastato. Abbiamo avuto questo incidente al timone e niente, stavamo andando a 30 nodi, abbiamo preso qualcosa, un grosso botto, molto molto violento, preso preciso in centro al timone. Il timone ha distrutto la cassa ed è schizzato fuori dalla cassa esplodendo boccole e tutto quanto. Per fortuna siamo riusciti con una manovra rocambolesca a fermare la barca in pochissimi metri e a recuperare il timone. Però insomma abbiamo capito che dobbiamo risolvere questo problema. Questi timoni sono molto sensibili a questo tipo di cose, per cui la soluzione sarà dedicare del tempo e studiare un sistema che abbia un fusibile che ci porti a non avere questi problemi in caso di shock. Abbiamo un sistema del genere sul timone centrale che però non ha il piano portante, quindi è molto più semplice. Qua, avendo un piano portante, quindi un piano che poi si mette orizzontale contro l'acqua in caso di shock, nel momento in cui il timone dovesse basculare, ci sono dei problemi tecnici da risolvere piuttosto complessi. Qualche idea ce l'abbiamo, adesso vediamo se con un po' di tempo nei prossimi mesi riusciamo a mettere a punto un sistema che ci metta al riparo da questo tipo di cose. Per il resto direi che siamo molto contenti delle performance della barca, abbiamo visto che siamo molto veloci in un sacco di situazioni e di andature e quindi insomma stiamo lavorando per il futuro e speriamo che il futuro ci riservi momenti più felici.